Diciamo così, va già meglio. Sarà questione di avere un po' di fumo, ma almeno bruci più lentamente. I bambini hanno la testa più grande rispetto al corpo, eh? Infatti li chiamano zucconi. Oh, mi è venuta una bellissima idea, ho trovato. Pinocchio è un nome che gli porterà fortuna. Ho conosciuto una famiglia intera di Pinocchi. Pinocchio il padre, Pinocchio la madre e Pinocchio i bambini. Se la passavano bene, il più ricco di loro chiedeva l'elemosina. Ok, c'è l'eco. No, un momento, cocco bello, ho troppa fame, comincia a illere la virgola. Stasera mi ci vuole una buona cenetta, magari un po' robusta. È sera da schiacciata. Avevo messo da parte un po' di pane apposta. Ecco. No, questo è un pezzo di legno. Questo è pane, questo è un tappo. Questo. Basta, non esageriamo. Ci vuole un po' d'olio, ma va anche senza. Un po' d'acqua fresca, vorrei averlo lasciato indurire un po' troppo. No, no. Sopra, sai che crosticina croccante mi viene.
ha detto non la posso assaggiare. Sapessi quant'è buona la schiacciata, eh? Che scherzi e fa la fame. L'altra gamba, subito, te la faccio subito, anzi è bella e fatta, guarda, devo fare soltanto l'articolazione, ah, non mi ci vuole nulla, tamponino te, eh. Mi è venuto un po' magrolino, specie di gambe e di braccia, ma non ti preoccupare, sai, vedrai che vestito non si nota. Di qui passiamo il braccino. Certo, io il salto non l'ho mai fatto, ma imparerò. Bisogna arrangiarsi. La testa a occhio. Mi sembra che ci dovrebbe passare. Ecco. Entro al naso, così, bravo. Ecco. Ora infila il braccino qui. Via, dai. Quando volevi fare lo spiritoso scalciavi. Era una bellezza, ora mi devi aiutare. Ce l'abbiamo fatta, è tanto per vedere, sai, dopo bisognerà fargli un vestito come si deve. Vieni, Mimmi, vieni, su, mettiti lì, vediamo come stai. Fammi vedere. Ti piace? Non è bellissimo, ma è simpatico. Lo vedi, sembra vero. È proprio il figliolino che avevamo sempre sognato. Peccato tu non lo possa vedere. Guarda, sta anche in piedi. Fada punfe te! Non ti preoccupare, sai, tutti i bambini cadono quando fanno i primi passi. Forse il babbo ti ha fatto le gambe troppo deboli, ma ora ti ci metto un rinforzo di ferro. Oi, poverini noi, ecco. Ora siamo caduti, come si suol dire, dalla padella nella brace. Fuori c'è la luna e ancora notte. Vediamo, se ci fosse rimasto un mozzicone di candela, il tuo babbo te la farebbe subito, questa riparazione. Ma non c'è, ma che? Non c'è nulla. Ci volevi tu per farmi star sveglio tutta la notte. All'età mia non fa mica bene, sai. Anzi, direi che fa malissimo. Guarda che ora abbiamo fatto. Oh, non ti preoccupare per la caduta, sai, io ti devo mettere ancora in testa il ferro e i fili che ti comandano, ma non ce l'ho. Dovrò prenderli all'emporio se mi fanno credito. Mettiamoci i calzerotti, che fa freddo. Tu, caro mio, pretendi troppo. Ti metti a camminare da solo, non dimenticare che sei un burattino, piacerebbe a tutti, ma è fin troppo quello che abbiamo fatto. Lo capisci da te, no? Io mi contento. Bisogna pretendere troppo. Comunque, ora facciamo un bel pisolino e con la luce del giorno a mente sveglia si ragiona meglio, no? Buonanotte.